serio, ah, perché lei prima anticipava, ma io avevo già fatto recuperare in grafica questo libro. Grazie, molto gentile. Ci tengo che mi dica qual è l'eredità, perché questa è l'eredità di un figlio della Shoah. Me la dice una cosa una? È un'eredità pesante, soprattutto in questo giorno, che è il primo senza mio padre. Io penso che l'eredità migliore sia quell'obbligo che ci viene dalla loro esperienza di continuare a farci domande su quello che è successo nell'epoca della Shoah, su come sia stato possibile che degli esseri umani abbiano compiuto crimini che noi non riusciamo neanche a descrivere, su come sia stato possibile che altri esseri umani siano risultati indifferenti o complici in Italia, i fascisti italiani, in Germania, i nazisti tedeschi, e su come sia stato possibile anche che invece sia nata una solidarietà e che vi siano persone che si sono opposte e che hanno resistito. Penso che l'eredità migliore sia considerare la nostra fragilità di esseri umani e la fragilità anche della libertà e della democrazia che ci è stata donata, perché solo se continueremo a interrogarci su quello che è successo a quel tempo, noi potremmo garantire una coscienza civile che ci permetta di impedire che ciò avvenga di nuovo. Grazie all'onorevole Emanuele Fiano, ci tenevo. Grazie molto davvero a voi. Grazie. Allora,